Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, oggi secondo video tutorial in collaborazione con la BB Craft. A riguardo voglio ricordarvi il codice sconto Antonia10, utilizzando questo codice avrete diritto al 10% di sconto sull'importo del carrello. Quello che andremo a fare oggi sono gli orecchini stromboli. Ho già realizzato alcuni orecchini con le perline prese dalla BB Craft e sono questi. Ho utilizzato i cipollotti 3x2, i cipollotti 6x4. In questo caso ho fatto un mix di colori, guardate che meraviglia. È un rivoli da 10 mm che io avevo. E questa è la prima versione che ho realizzato. Poi, sempre con gli stessi cipollotti, ho realizzato quest'altra versione. Utilizzando anche i perni che ho preso in questa collaborazione, che sono questi perni in acciaio. E anche questi sono meravigliosi. Il progetto che andrò a realizzare insieme a voi è questo, nei colori del rosso. Ora vi elenco il materiale e poi andiamo con il lavoro. Il materiale che ci servirà per questo lavoro è un rivoli da 10 mm. Io utilizzerò questi avendo il bordo sottile, ma potete usare tranquillamente i rivoli in vetro, perché per questi e per questi ho utilizzato quei rivoli. Ci serviranno dei cipollotti 6x4, in questo caso io utilizzerò questa colorazione. Voglio ricordarvi che in questa confezione ci sono 10 fili, ogni filo colore diverso. Quindi utilizzerò questi, guardate, hanno questo riflesso sfumato di tanti colori. Poi andrò a utilizzare questi cipollotti 3x2. Io ho separato alcuni fili, quindi ho separato i colori. E ogni filo ha diversi colori, questo sul glicine, varie sfumature di arancio, turchese, poi c'è il blu e il verde scuro, il verde più chiaro, poi ci sono gialli, beige, che è la versione che ho fatto di questo. Poi ci sono questi sul grigio oro e i rossi che andrò a utilizzare per questo lavoro. Ci serviranno anche dei cipollotti da 3 mm, utilizzerò anche questi presi sempre dalla BB Craft. Rocaille 11.0 della Miyuki e Rocaille 15.0 della Miyuki. Il filo che utilizzerò è il Farline 012. Naturalmente, come perno utilizzerò sempre questi della BB Craft. Volevo mostrarvi anche, come vi dicevo nel video spacchettamento, la differenza tra i cipollotti 3x2 che io avevo e i cipollotti 3x2
per due che ho preso adesso. Guardate la differenza. Ecco qui. Anche se devo dire che per quanto riguarda la lavorazione non ho trovato nessuna difficoltà, sia lavorando questi cipollotti leggermente più grandi che questi più piccoli. Quindi non so come mai c'è questa differenza, anche se la misura sulla referenza è uguale. Partiamo con l'inserire sul lago 6 11 0 alternate da 6 cipollotti 3x2. Una volta inserite le perline, rientriamo con l'ago dalla parte opposta delle perline, passiamo in tutte le perline, facciamo 3 nodi con il filo. Quindi ho incominciato con una 11 0, finisco con un cipollotto. Fatto questo, passo nelle perline ed esco da un cipollotto. Prendiamo sul lago una 15, una 11 e una 15. E andiamo nel cipollotto dopo. Dobbiamo fare il giro inserendo questo tris di perline, quindi 15 11 15 e vado nel cipollotto dopo. Facciamo il giro. Avremo questo meraviglioso fiorellino. Ora usciamo da una 11 0 di uno dei tris di perline inserite. Prendiamo sul lago 3 11 0 e andiamo nella 11 0 dopo. Di nuovo 3 11 0 e andiamo nella 11 0 dopo. Facciamo il giro in questo modo. Sto inserendo le ultime 3 11 0 ed esco dalla 11 0 centrale del primo tris di perline inserite. Prendiamo sul lago una 15, una 11, una 15 e vado nella 11 0 centrale del tris dopo. Facciamo questo inserimento tutto intorno e cominciamo a tirare il filo per la incastonatura del rivoli. Sto inserendo l'ultimo tris di perline. Ho già inserito il rivoli capovolto, tiro il filo, usciamo dalla 11-0. Ora prendiamo 2 11 0 e ci inseriamo nella 11 0 dopo e tiriamo 2 11 0 e andiamo nella 11 0 successiva e tiriamo, inseriamo tutte le perline per tutto il giro e poi ripassiamo con il filo. Dobbiamo ripassare sia nelle perline che stiamo appena inserendo che in quelli inserite prima. Questo sarà il risultato del lavoro appena fatto. Usciamo da questa 11 0. Prendiamo sul lago una 11, un cipollotto e una 11 e vado nella 11 0 dopo. Faremo il giro inserendo queste perline, quindi 11 cipollotto 3x2 11 0. Finito il giro usciamo da un cipollotto. Ora prendiamo sul lago una 11, un cipollotto da 3 mm e una 11 e andiamo nel cipollotto successivo.
dobbiamo fare il giro con questi inserimenti, quindi 11.0 cipollotto 3 mm e 11.0, andiamo nel cipollotto dopo, facciamo il giro in questo modo e poi ripassiamo con il filo in quest'ultimo giro che abbiamo fatto. Quindi 11.0 cipollotto 3 mm, 11.0, entriamo nel cipollotto, facciamo il giro così. Finito il giro di inserimenti di perline e ripasso, usciamo da questa 11.0, prendiamo sul lago una 15, una 11, una 15 e andiamo nella 11.0 dopo. Passiamo nel cipollotto e usciamo dalla 11.0 dopo. Nuovamente 15, 11, 15 e andiamo nella 11.0 dopo. Passiamo dal cipollotto e usciamo dalla 11.0 dopo. Facciamo il giro in questo modo. Se non avete i cipollotti da 3 mm potete usare sia dei biconi che provare ad utilizzare gli stessi cipollotti 3x2. Terminato anche questo giro, usciamo dalla 11.0 di uno dei picot appena fatti, prendiamo sul lago un cipollotto 3x2, una 11.0, un cipollotto 6x4, una 11.0 e un cipollotto 3x2, in questo modo. Ci inseriamo nella 11.0 del picot successivo. Faremo questi inserimenti tutto intorno, quindi cipollotto 3x2, 11.0, 6x4, 11.0, 3x2. Una volta inserite tutte le perline, ripassiamo in quest'ultimo giro che abbiamo appena fatto. Finito anche questo giro, il ripassato con il filo nelle perline, usciamo da questa 11.0, prendiamo sul lago 3.15.0 e ci inseriamo nel cipollotto sottostante, quello da 3 mm. Nuovamente 3.15.0, andiamo nella 11.0, questa, e nel cipollotto. Uscite dal cipollotto, ci inseriamo nel cipollotto successivo nella 11.0, non dobbiamo inserire nient'altro. Qui nuovamente 3.15.0 e andiamo nel cipollotto sottostante. Di nuovo 3.15.0. Andiamo nella 11, nel cipollotto. Passiamo nel cipollotto successivo ed usciamo dalla 11.0. Facciamo il giro in questo modo. Finito anche questo giro, usciamo da questa 11.0 vicino al cipollotto 6x4. Prendiamo sul lago una 11, una 15, un cipollotto 3x4, nuovamente 15 e 11.0. Ci inseriamo nella 11.0 successiva, passiamo dal cipollotto 6x4 ed usciamo dalla 11.0. Ripetiamo 11.0, 15, cipollotto 15, 11.0 e andiamo nella 11.0 dopo.
Facciamo il giro in questo modo. Una volta finito il giro, ripassiamo con il filo in questo ultimo giro che abbiamo fatto nelle perline. Io a questo orecchino non ho fatto il cappietto, ho direttamente inserito, guardate, due anellini, un anellino qui per poter agganciare il perno, mentre per gli altri ho fatto il cappietto sopra la perlina, inserendo 7 rocaille 15-0. Come potete vedere, in questo orecchino, come finale intorno, invece di mettere i cipollotti 3x4, ho messo quelli da 3 mm e stanno bene lo stesso. Quindi, se volete fare il cappietto sopra, una volta che facciamo il ripasso, andiamo ad inserire 7 perline e ripassiamo più volte nel cappietto, altrimenti possiamo inserire un anellino 2 per poter agganciare poi il perno. Io vado avanti con il lavoro e vi faccio vedere al termine. Questo è il risultato del lavoro. È un piccolo orecchino di circa 3 cm, ma è un gioiello. Guardate che lucentezza. Retro, davanti. Ora vado a mettere gli anellini e aggiungere il perno. Questo è tutto per questo tutorial. Vi ricordo di iscrivervi, se vi va naturalmente, al mio canale, così sarete sempre attivare la campanella e sarete sempre avvisati ogni volta che c'è un nuovo video. Vi ricordo ancora il codice sconto per quanto riguarda la BB Craft, che è Antonia10. Utilizzando questo codice avrete il 10% di sconto sull'importo del carrello. Troverete nell'info box il link dell'apertura del pacco, del primo video tutorial, naturalmente il link dei materiali che ho usato in questo video. Io vi saluto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, fatemi sapere naturalmente cosa ne pensate e spero di vederne riprodotti tantissimi orecchini. Ciao e alla prossima, ciao a tutti!